episodi purtroppo gravissimi. Da oggi gli agenti del commissariato di Fano sono dotati di uno strumento in più per verbalizzare le denunce di chi è vittima di violenze di genere. Si tratta di una valigetta con kit informatico utile per raccogliere testimonianze in un luogo diverso da quello istituzionale. L'impianto si compone di un software autonomo collegato ad una scheda di acquisizione audio-video, facilmente trasportabile e con alta sensibilità acustica, con la possibilità di registrare e di riprendere anche in condizioni di scarsa visibilità. A donarlo il Club Sor Optimist di Fano, alla presenza del questore Michele Todisco, del dirigente Stefano Seretti, del suo vice Molinelli e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. È indispensabile garantire a queste vittime la massima discrezione, la massima familiarità, appunto per accompagnarli in questo processo, purtroppo per loro negativo, questo processo di individuazione responsabile e di punire responsabili se possibile. E quindi la strumentazione, la stanza più il computer che hanno donato contribuirà notevolmente ad aiutarci e a svolgere al meglio il nostro lavoro. Le società si evolvono, ma i reati di questo tipo aumentano, commentato il sindaco Seri, che ha ringraziato le forze dell'ordine e tutti gli agenti di polizia che agiscono con professionalità. D'altra parte, ha evidenziato il primo cittadino, sono necessari strumenti adeguati per accompagnare chi è vittima di violenza verso un riscatto e una nuova vita. Sor Optimist, aggiunto Seretti, ha già dimostrato una grande vicinanza alla comunità. Infatti, da circa un anno e mezzo, all'interno del commissariato è attiva una stanza in cui operano due poliziotti e un poliziotto dedicata all'accoglienza delle donne che subiscono violenze. Un fenomeno, ha ricordato il dirigente, per il quale viene attivato il codice rosso e che conta 4-5 casi ogni mese. Ci potrà consentire di poter ascoltarli al meglio, di poter registrare e documentare a livello informatico tutti i vari processi che si seguono per poter poi arrivare anche, no, a un procedimento penale vero e proprio, quindi veramente sono dettagli che però ci consentono di operare al meglio e fanno veramente la differenza. Quindi un ringraziamento veramente sentito al Sor Optimist Fano che ci ha consentito appunto di poter utilizzare questa strumentazione. Un'attenzione che noi abbiamo sempre rivolto in maniera veramente molto forte nei confronti di questi fenomeni, cercando di creare quell'empatia massima, empatia nei confronti delle vittime che già soffrono enormemente questa situazione, che devono denunciare, quindi entrano in un percorso molto difficile, spesso, anzi quasi sempre, sono coinvolti minorenni, se non addirittura coinvolti loro stessi in determinati tipi di violenza. Quindi tutto ciò che è utile per poter svolgere al meglio questa nostra attività, anche, ripeto, anche l'allestimento di una stanza come abbiamo fatto in questo caso, che cerca di creare quell'empatia che possa essere giusta per consentire e agevolare la vittima che già, ripeto, soffre enormemente, quindi tutto ciò che può essere utile a questo scopo è veramente fondamentale. Presente la consegna, una delegazione del Sor Optimist di Fano, presieduto da Maria Grazia Seri, che ha raccontato la mission dell'associazione, nata a livello mondiale 100 anni fa. Fano esiste da 15 anni, è forma autofinanziata, composta da donne che mettono a disposizione fondi o professionalità, tempo, per fare in modo che problematiche femminili o di minori possano emergere inizialmente, quindi conferenze o in questo caso donazione poi dopo fattiva di in questo caso la valigetta che fa parte del progetto della stanza per sé portatile, che è un progetto studiato a livello nazionale per cui è stato fatto un protocollo con i commissariati di polizia, perché queste sinergie, e noi rappresentiamo i cittadini che vogliono collaborare con le istituzioni per fare in modo che problematiche in questo caso di genere femminile possano emergere e per fare in modo che sia di prevenzione, quindi ce ne possano essere il meno possibile, ma anche una volta che si verificano purtroppo per fare in modo che le vittime possano essere più aiutate nel percorso di risoluzione. Cerchiamo di fare in modo che con la nostra collaborazione di semplificare, di far emergere, di aiutare le donne e i bambini, i minori.